scopo per cui sono qua è proprio di lasciarmi trapassare dalle storie e di riuscirle a farle passare da queste mani e riuscire quindi a scrivere una colonna sonora degna di queste storie. Sto andando a casa di uno sconosciuto, una bottiglia di vino, 3 dischi, perché so che a casa sua si suona. Si vede bene adesso il profilo d'Augusto. Sì. Aspetta, ti aiuto? Hai assaggiato il casatiello che ha fatto Marco? No. E non sai che ti sei perso? Non lo so. Ma cazzo, c'ho le mani d'oro. Musica non ha confini. Il mare ha confini? No. Infatti è diritto internazionale. Dovunque vai, se superi le miglia, sei nel diritto internazionale come se le superi in Australia. Allora, sai che c'è? Io voglio vivere lì, a 12 miglia dalla costa, e voglio essere cittadino di tutti i popoli. Fino a 12 miglia dalla costa. Quindi diciamo che ne vuoi. Gli aeroporti sono un esempio meraviglioso. Però tu sei anche uno che vuole dare un significato alle cose che fa, no? Come quando ti sei messo sulla barca con i migranti. Perché fai queste cose? E penso che ci sia qualcosa di più profondo da vivere. Cioè, c'è un richiamo dentro di me che mi spinge a farlo. Ma non è una passione verso la musica, sennò avrei fatto solo musica realmente. È proprio una passione in generale verso tutto, verso la vita forse, non lo so. E allora aver vissuto con passione la vita non mi fa avere paura della morte. Ma perché sei venuto qui, a Ventotene? Sono venuto a scrivere un disco sulle storie dei personaggi dell'isola, passati e presenti, e i passati appunto da Giulia, Delpina. Ma stai parlando anche un po' con te stesso? Chiaro, certo. Sono qui anche perché sto cercando ispirazione, quindi sono qui per riscoprirmi, no? Nel senso che mi sembra di essere sveglio. C'è solo il rumore del vento, i gabbiani non sbattono neanche le ali, quanto vento c'è, restano al volo.
sospesi come un sogno. E ci sarà un motivo se si chiama vento te. Un vento fortissimo e meraviglioso, e si sente solo il rumore del mare. Siamo solo in 300 su quest'isola in questo momento. Questa cosa è meravigliosa. Musica nella tua vita? Io senza musica penso che non sarei riuscito a vivere, che è stato, sai, proprio quel mordente, quella passione, quell'aggredire qualcosa. Cosa provi quando suoni? E delle volte è come fare l'amore, delle volte è come fare la guerra. È un amante il pianoforte. Quando crei è come fare l'amore, perché sei lì con tutto te stesso, no? Sei totalmente abbandonato a quella tastiera, a quella musica, a quelle armonie. Io ne sento pure il sapore, la consistenza, no? Ci sono accordi che sembra di avere, cioè, del pane in bocca, sembra. Lo percepisci con tutti i sensi, ed è il modo più tribale, più popolare, più, chiamalo come vuoi, di fare musica. Secondo me si fa così, o almeno un artista la fa così. Perché sei venuto qua? Proprio per ritrovare me stesso, ma non me stesso come persona, per ritrovare me stesso compositore.